È quel luogo a Brancaccio dove è caduto quello che pare essere un meteorite, il grosso sasso piovuto dal cielo ha fatto un buco nel campo di cemento. A vedere il corpo celeste tre bambine, la prima che l'ha preso da ieri piange, anche se non ha segni di scottatura, ha detto più volte alla mamma che le brucia la mano. Ma sentiamo cos'è successo ieri a Brancaccio dai diretti testimoni. Ero affacciata e stavo guardando il cielo. Era pomeriggio. E ho visto una cosa che non, a me sembrava gli aerei quelli che passano via, ma io ho detto: ma l'aereo non scende verso il basso, ma dritto. Poi io l'indomani sono voluta scendere, io ho detto: perché io mi sembrava una meteorite, già lo sapevo perché era rossa. E sono scesa, siamo arrivati nel campo, prima loro sono passati e non si sono preso caso. Poi io l'ho vista, faceva impressione, quindi l'hanno presa loro perché io mi sono impressionata. L'abbiamo salita e l'abbiamo avvolta in un pezzo di giornale, ha preso fuoco il giornale, ma però la pietra era fredda e la carta era calda. Ho visto una cosa e poi non si è vista più, poi l'indomani sono scesa, era giù, in che Guarda, senso? credimi, ti ha visto Che sta scema ho ieri visto la verso giù. scia verso, cadere verso giù. E l'indomani sono stata curiosa, ho detto, e sono scesa, sono entrata e ho visto questa cosa, l'ho Erano salita. saliti i bambini con questa cosa. L'abbiamo messo sopra la tavola e mia madre aveva paura. Quindi poi l'abbiamo preso un pezzo di carta, l'abbiamo avvolto e abbiamo visto che questa carta prendeva fuoco. E mia madre ha telefonato alla polizia. Perché ho visto che questa cosa prendeva fuoco, era calda, ci siamo messi di più paura, sono venuti e se l'hanno portato. In prima anche loro no, avevano un poco di... però poi se l'hanno portato. Anzi, io ho detto prima di portarselo, io ho detto scusi ai poliziotti, lo posso guardare per l'ultima volta? Dice sì. Mamma, ho Tale paura, aurine, anche mio marito si arrabbia, chiudi questo televisore, chiudi, spavento, io ho paura perché sono un tipo nervosa, mi sembra che deve succedere qualche cosa, con questo segnale, mi scusi, giusto?